In questo video vi andrò a spiegare alcune mie teorie sulle quali si potrebbe basare la causa dell'abbandono delle Bad Wars. Ma prima di iniziare il video vi chiedo di iscrivervi al canale, che a voi non costa nulla ma a me mi fa guadagnare tanti cash, di seguirmi su Instagram nei miei due profili e di entrare nel server Discord che la metti il link in descrizione. Detto questo, vi lascio al video. E quindi ragazzi, io direi di iniziare subito con la prima partita in questo modo. Già, volevo dire, iniziamo subito con la prima partita. Sono crashato mentalmente. Ovviamente 4 di 4, un sacco di 4. In questo modo non moriamo subito. E possiamo iniziare appena si starta la battle a iniziare questo commentary. Tipo uno dei primi che faccio, ma vabbè. Allora, innanzitutto, come ben saprete, se non mi sbaglio, le battle sono state create nel 2016. Ma potrei sbagliare, penso di sì, 2016. Vabbè, come ben sapete, il primo server che le ha avute è stato esattamente Pixel, ovvero il server in cui sto giocando adesso. Proprio per dare un significato in più a questo video, sto giocando sul server in cui sono state create per la prima volta le Bad Wars. Allora, una delle mie teorie secondo la quale le Bad Wars stanno diventando noiose è la seguente. Praticamente, se voi ci pensate bene, ultimamente quando le persone giocano le Bad Wars non c'è più quell'hype di prima, di dai, dobbiamo vincere, ci fiamo una base super grande, mega, con tutte le cose automatizzate, pure le tapparelle, ma vabbè, anche se non ci sono, ma vabbè, affrontiamo le altre, ci facciamo, prima camperiamo e poi quando si rompono tutti i letti attacchiamo. Non c'è più quella mentalità. Ormai c'è solo la mentalità speedrunner, perché se la Bad Wars non la finiamo in minimo 2 minuti, minimo 2 minuti, allora fa schifo. Cioè, ma cos'è sta cosa? Giocare a Bad Wars si fa per divertirsi, non per speedrunnarla ogni volta. Per esempio, io l'altro giorno stavo ieri, non l'altro di ieri, stavo giocando a Bad Wars qui sui Pixel, e il team blu, che in questo caso sono io, ma vabbè, non ero io in quel giorno, io ero un altro team, speedrunner tutta la Bad Wars, tutti e quattro i componenti del team, saranno tutti e quattro amici, e hanno fatto in 2 minuti tutti gli altri 3 team, compreso il mio. Per farvi capire che ormai si mettono pure d'accordo per speedrunnarla, non c'è più il divertimento di farla proprio per divertirsi, ma solo per stabilire il record di miglior speedrunner, poi per far vedere chi sia pro. Ma sei pro? Ma non sei proprio pro. Buttato. No, ma non sei pro se speedrunner, semplicemente uccidi altre persone quando non sono preparate e quando c'hanno la spada in legno. Quando tu nemmeno hai barrato il letto, perché loro hanno usato i materiali per barrare il letto, tu l'hai fatto per farti la spada migliore. Ovvio che sei avvantaggiato per ucciderli. Poi se mai li uccidi a queste persone, provano a uccidere in quattro, ma tu li riesci a fare tutti e quattro con una spada di legno. È raro, ma se lo fai, scateni, non lo so, un'ira dentro di loro che li spinge ad abbandonare il game. Ed è vero. Cioè, se muoiono una volta, subito, il game è perso. Vai che ci muori. Sono fortissimo. Nessuno può battermi in questo gioco. Quittate tutti! Quittate tutti! Che se riesco a fare 6 video in 2 settimane, sono la persona più forte del mondo, a parte per i buchi. Sì, se vedete. A parte tutto, stavo dicendo, se avete visto Instagram, ho pubblicato il loro elenco dei video che usciranno queste 2 settimane, e sono tutti e due belli. Poi già iniziate a editare l'ultimo, perché ci vorrà tanto, ma sotto tanto tempo, aiutatemi a dire tanto tempo, per scrivere il copione ed editarlo tutto. Ed è solo il primo di una serie di video. Adesso capisco perché non ci mette sempre 2 secoli per fare un video. Ma vabbè, bando alle ciance, proseguiamo il nostro commentary. Stavo dicendo, un'altra teoria che secondo me può essere veritiera sul fatto che le Bad Wars stanno morendo è per il fatto che, non essendoci più tanti content creator come un tempo, tipo Stepney, ragazzi, diciamo la verità, era il king delle Bad Wars. Adesso vabbè, sta facendo anche lui leggermente di più a mod di speedrunner. Però, diciamo, se voi vedete tutti i video vecchi, era veramente il numero uno. E non potete dire niente, è la verità. E lui, secondo me, era quello che portava in Italia i maggiori player nelle Bad Wars. Senza di lui, ormai sì, c'è ancora qualche
content creator che fa il suo dovere, ma non sono assai. Sì, allora sta tutto lo stadio, c'è la curva nord, la curva sud e anche tutta la platea centrale. Ma hanno aumentato la frenata. Strange, strange. Vabbè. Allora, io direi, ormai ci siamo fatti un po' di tutto. Prendiamo qui questo e andiamo a fare il letto ai gialli. Vediamo se ci riusciamo al primo colpo. In caso non succede niente, ci riproviamo. Anche se questa volta non abbiamo bardato. Non gli gioco off camera, ragazzi. Bardo così tanto che non so come riescono a romperlo lo stesso. Ma ci mettono 20 volte vengono per distruggere il letto. E ogni volta che vengono con una pozione di Invis perché li uccidiamo sempre. Vabbè, alla 20ª volta diciamo, non so come facciano a non finire gli smeraldi, però comunque ci riescono dopo un tot. Green, ma che fai? Come ho salvato la situazione. Mi dovete pagare, compagni di squadra. Io sono il più forte giocatore del Berus Italia. Sono il più forte, che poi io dico, ma non faccio. Perdiamo un pochino di più, che tanto non fa male. Così poi nei commenti non dite, lo dici ma non lo fai, io lo dico e lo faccio. Ragazzi, guardate che parkour, il parkour, ragazzi, è la skill più importante di questo mondo, il parkour. Yellow, red, mi si è buggata il suono in una maniera assurda. Chi altro? Non ci crede, il danno da caduta per mezzo cuore. Un blocco più sotto e riuscivo a scappare. Vediamo se posso comprarmi qualcos'altro di utile. No, quindi non compriamo nient'altro. Proseguiamo. Andiamo dai gialli perché i gialli sono cattivi. Non è razzismo questo. GG Yellow. Allora, se. Non ci credo. Allora, ho vari, ma tipo citti così tanto che l'anti-cheat dice no, nemmeno ti banno perché ti bannerà un admin subito. Oppure non lo so. Intanto, ragazzi, fatemi sapere se vi piace questa texture pack. Secondo me è la migliore. Però adesso la cambiamo un po' per appunto cambiare. Vabbè, non la cambiamo. Allora, eravamo rimasti coma. Ah sì, dato che non ci sono più content creator, mi ero un attimo disconnesso dalla questione, dal format. Dato che non ci sono più content creator, non vengono più sponsorizzate dal Bedwars. Ovviamente questa è solo una mia teoria. E quindi, giustamente, non c'è più quel like. Oh, posso anche incontrare questo content creator, non faccio lo stream. Per esempio, anche Max cercava di portare in vita le Bedwars e ci riusciva perché ho premuto S per sbaglio. Vabbè, i content creator sembra che non facciano niente, ma qualcosina la fanno. Secondo me, i content creator sono quelli che possono fare di più a livello di gameplay, che possono sponsorizzare di più. Chi sponsorizza deve essere davvero bravo a farlo. Scusate, amici, se non coprite voi, mi costringete a farmi coprire a me il letto. Quindi, e io lo copro male, che devo andare ad attaccare. Content creator sono la parte fondamentale per la sponsorizzazione di una qualunque cosa, soprattutto in campo videoludico. Allora, Yellow, it's your hand. In realtà non sto citando, però l'importante è che iPixel lo detecta come cheating. Ok, ed eccoci qui. Allora, innanzitutto potete vedere che ho cambiato texture pack. Ho messo questa qui, la bluedragon.zip, il formato del file. E adesso possiamo proseguire a configgere tutti e distruggiamo tutto. Adesso guardate voi. Italian/in. Però se io voglio andare ad attaccare un altro team, perché attaccate il blu? Chi vi ha dato il permesso? Io sono il leader del gruppo. Non voi. Vabbè, intanto se lo sono final killati. No, no, yellow. È morto da solo, non ci voglio credere. Vabbè, allora facciamo così. Ragazzi, guardate il rush più forte di sempre. Aspettate, ragazzi, per queste situazioni serve un effetto cinematografico. Strisce nere sopra e sotto, poi musica epica e mini zoom indietro. Ok, mi sa che non è più un effetto cinematografico. Proseguiamo. Allora, come stavo dicendo, i content creator devono fare loro la loro parte, ma purtroppo non stanno facendo più perché evidentemente si sono stancati pure loro di portare questo. E questo è anche giusto, ognuno porta i contenuti che vuole. Però voglio dire una cosa. Ah, i player che speedrunnano, no?
Ritornando al discorso di prima, se voi non speedrunaste, molto probabilmente i content creator rimarrebbero e avrebbero comunque voglia di giocare. E dato che avrebbero voglia, resterebbero e farebbero e sponsorizzerebbero pure le Bedwars. In questo caso è un ciclo wild infinito. Ragazzi, avete capito questo? Questo è il concetto della situazione. Questo. Ma vabbè, adesso fate gli scherzi, torniamo a giocare che ho già perso un sacco di tempo. Allora, questo ragazzi erano solo le mie ipotesi di quello, cioè del motivo per il quale le Bedwars sono ormai non più giocate, a eccezione di alcuni server, per esempio i Pixel, che comunque ha un sacco di player sempre on, non quanto i tempi della pandemia, ma comunque ha un sacco di player on. Tipo sui 30.000, comunque ci sta, ma queste erano solo le mie teorie, sono soggettive. Fatemi sapere cosa ne pensate. Adesso ci finiamo la Bedwars e niente. No, non ci credo, un colpo mancava, vabbè. Abbiamo fatto i ponti alla mo di Surreal Power. Figo. Red. No, stava il fratello dietro. Red, non papà, please. Siamo pure i verdi adesso. I verdi? Io non c'ho il pollice verde. Non mi piace la piantagione. Ah, volevo uccidere me. Guardalo! Che puntava verso di me. Guarda, prova, ma non ci riesce. Ecco, questi sono i tipi di speedrunner che io intendo. Cioè, non solo questo, ci sono un sacco di tipologie diverse. Sono tutti i Pokémon. Però, vabbè, questa è una di esse. Mythic Clutch. Guardate che Mythic Clutch che faccio. Avete visto? Piazza non, comunque non c'è caduto, però vabbè. Mythic Clutch. Mythic Best. Allora, va bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, rimanete sintonizzati sul canale perché io questa settimana pubblicherò un sacco di video e se tutto va bene anche nelle prossime, fino all'infinito. E vabbè, noi ci vediamo in un prossimo video, magari sempre riguardante Bedwars o anche Minecraft in generale. E ciao!